Buonasera, buonasera belle personcine, come state? Buonasera Mauro Twitch, Avalti, Raino, Kida, Barba, Matt Goal, come state cari? Siete pronti per un po' di achievement? Raino, Kida, sappi che il tuo nick mi confonderà per sempre. Non so perché mi fa venire in mente un nick maschile, quindi ti immagino sempre come un aitante fanciullo. State, cari? Io quest'oggi, tanto che preparo la pipa, vi racconto, ho ricevuto il più bel regalo di Natale che ho pagato a sorpresa in ritardo dell'anno. E oggi sono molto più rilassato dei giorni precedenti, sono tutto rilassato. Volete che sapere, volete sapere che regalo ho ricevuto? Lo cambierò proprio appena avrò idee. No, ma io va bene, mi confondo tranquillamente. Me lo ricordo, ogni tanto tu usi il femminile e io ho il lampo di genio e dico, ah già, è vero. Volete, l'ho sempre letto come I'm not a kid. Overthinking, credo di sì. A me ricorda il lottatore Inoki, Antonio Inoki, che era un maschio, quindi capito cosa lo associo io. Un lottatore di wrestling giapponese degli anni 90, 80-90. C'è un motivo per cui per me è chiaramente maschile, ma non, che non è neanche scritto così, capito? Ma quando lo dico, mi compare la faccia di Antonio Inoki. Che si chiamava Antonio Inoki ed era giapponese. Non so se si chiamasse Antonio anche in originale. Non ho idea se sulla televisione italiana l'avessero rinominato Antonio Inoki. Non lo so, non ho mai controllato. Questa cosa adesso la controllo. Poi vi faccio vedere il regalo più bello di sempre. Antonio Inoki. Il suo nome era Antonio Inoki, cioè il nome di scena era Antonio Inoki. Si chiamava Kanji Inoki. Mi sembra giusto. È un ex wrestler e politico giapponese con cittadinanza brasiliana. Va bene. Il titolo è sezione di Ok, il prezzo è giusto. Va bene. Scusate. Buonasera, Vincenzo Parallelo. Dicevo, volete sapere qual è il regalo più bello di oggi che mi ha reso tanto rilassato a differenza dei giorni precedenti in cui ero nervoso? Se non volete saperlo, ve lo faccio sapere lo stesso. Posso partire? Posso partire? Un ritratto? No, posso partire. Posso partire? C'è il ritratto dentro. Posso andare in Giappone. Non mi fermo dall'immigrazione pensando che io sia un clandestino terrorista. Ora che ho finalmente il passaporto sono molto più rilassato perché fino ad adesso sono stato molto in tensione perché per il terrore che non me lo consegnassero e necessitato più visite in questura e necessitato più consegne di fogli, più telefonate, più e a un certo punto ho avuto dei dubbi. Invece alla fine la burocrazia ha vinto come sempre. Oggi stavo riflettendo su se fare o meno delle live dal Giappone. Non lo so, ci devo pensare, devo capire quanto mi viene a costare comprare un aggeggio che mi dia la banda per fare delle live dal Giappone. E soprattutto non ho intenzione di fare tutte queste live perché vorrei farmi una vacanza. Dopo tanti anni che non faccio una vacanza, vorrei farmi una vacanza. Quindi può darsi che, a parte il gruppo dei sub, le live si interrompono mentre sono in Giappone. Non siete spaventati da questa cosa.
e al gruppo di SAP manderò frequenti messaggini e video messaggini, soprattutto video messaggini. Vi faccio vedere un po' di Giappone, almeno quello che vedo quest'anno. Tornerò già sicuramente anche l'anno prossimo. E punto. Quanto tempo hai atteso per averlo? Volevo farlo anch'io, però ci vogliono 4 mesi. Ecco, io sono riuscito ad averlo in un mese esatto. Al costo di svariate ulcere, numerose telefonate, numerosi fogli portati più volte in questura, numerosi giri sudati sotto il sole, altre telefonate, altri giri in questura all'ufficio passaporti, altri momenti in cui io spiego la burocrazia, chi dovrebbe spiegarla meglio, devo fare questo, non può. Deve andare di là. Allora vado di là, mi dico, deve fare questo, aspetti che le faccio un foglio, mi fanno il foglio, devo fare questo, ho il foglio, ho questo foglio che c'è uno di là, ha detto che devo fare quello che l'ho detto io un'ora fa, vada pure, grazie e passo. Questa è la... No, non so in tutte le regioni, a Torino ci stanno mettendo una vita a fare i passaporti. E quindi... Se hai urgenza di averlo, sappi, preparati a fare i salti mortali, tripli, carpiati e a sviluppare delle doti di creatività burocratica. Però ce l'abbiamo fatta, quindi partiamo. Allora, intanto andiamo a vedere un'altra persona che soffre e speriamo di farla stare meglio. Ma è stato, vi assicuro, è stata un'odissea averlo in un mese. Però parto, quindi sono felice e va bene così. Burocrazia italiana, anche questa volta non abbiamo litigato in maniera irreparabile. Mi metto in basso perché stavolta me lo ricordo prima dell'inizio della live. Seleziono il nostro bel save file e poi faccio new run. Allora, noi dobbiamo fare di tutto adesso perché adesso abbiamo sbloccato Eclipse. Ok? Avendo noi sbloccato Eclipse, ricominciamo con Isaac. Il top sarebbe prendere Magdal. Non volevo fare questo, dai. Vabbè che io non guardo Non volevo farlo neanche normal, va bene. Stasera partiamo malissimo. Mi confonde, cioè le cose spostate rispetto al solito. Ma se do fuoco a tutto, non vado poi in Giappone comunque, capito? Quindi è un problema. Mi vuol morire cortesemente, grazie. Ok, è rimasta solo lei. E vaffanculo. Molto male. Allora, io potrei fare così. Esatto, un gioco così, con una bomba ottieni una bomba e 14 monete se sai dove mettere la bomba. Per riavere la patente ci ho messo 5 mesi extra for reasons, pagando più volte lo stesso bollettino perché mi spostavo gli appuntamenti, un'odissea. Guarda, lo capisco perfettamente, a me a un certo punto hanno fatto ripagare 74 euro rotti perché la tabaccaia anziché farmi una marca da... mi ha fatto una marca da bollo invece che fare un contributo amministrativo. Che la differenza in una scrittina sul coso è il risultato che ho dovuto ripagarlo. Buongiorno, Money Equal Power. Io la prendo un punto di danno in più, va che begli occhialini trendy, swag. E quindi non si compra niente a sto giro, si tengono i Money Equal Power. Vorrei un po' di tears up, perché dici tears up proprio cagare. A spruzzo. Non credo che ti facciano partire se ti presenti con una cintura esplosiva. Io credo che sia l'esatto contrario dei requisiti per partire e andare in un posto straniero. Pic! Danno. Sia proprio il motivo per cui non ti fanno partire la cintura esplosiva. Almeno così mi ha detto il mio consulente. Lei per cortesia vada lì, ecco bravo, bravissimo che è andato a non rompere i coglioni nell'angolino.
Piripiripi, prendiamo un cuoricino e andiamo a vedere che boss abbiamo di bello. Direi di bello nessuno. Giusto? Per piacere. Allora, lei un colpo, due colpi, mancato. Un colpo, due colpi. E poi ci vogliono più colpi sto giro. Questa qua invece l'abbiamo presa bene. Aia. Accettabile, speed up fa cagare. Abbiamo una chiave, scendiamo. L'unico intoppo che mi era capitato per la patente era che durante l'esame di guida i bar fossero tutti chiusi perché l'esaminatore voleva per forza un caffè, che però non c'entra se sei in grado o meno di guidare. Io ho azzeccato la teoria al primo colpo, la pratica l'ho sbagliata una volta. Adesso in un momento di pausa vi racconto come ho sbagliato la pratica la prima volta, così ridete anche voi. Ridete vuol dire non vi incazzate come me, perché non, la cosa non vi riguarda, ma capirete perché io mi sono incazzato come una biscia. Ora vado a fare l'esame della patente. Sto guidando, no? 18 anni, tra l'altro prima dell'esame di maturità, no? Quindi... A un certo punto, mentre guido, l'omino mi dice le mani. L'esaminatore mi dice le mani. Stavo ho curvato, no? Le mani. Che cazzo devo fare con le mani? Allora, cosa fa uno che l'altro gli dice le mani? Guardate, una mappa possiamo averla cortesemente, gioco. Ogni tanto una mappa, beh, allora mi sono messo, no? Cerchi di fare attenzione, non fare niente di strano con le mani. No, quindi fai tutti i movimenti con calma, cercando di vedere che cazzo stai facendo con le mani. E lui dopo un'altra curva mi dice: attento alle mani. Cazzo, che cazzo sto facendo? Ma ho sempre guidato tranquillo, ma che messo una bomba per errore. Ma cosa? Ma cosa? Ma no, no, il doppio dell'attenzione su sta cosa. Dici, beh, curva dopo si fa, accosti. E io lo guardo e gli dico: mi scusi, ma dov'è il problema? E lui mi guarda e mi dice: lei controsterza troppo lentamente. Se questa fosse una strada di montagna e lei fosse ai 100 all'ora, sarebbe uscito di strada. Poi guardi, ho visto i suoi fogli, l'ho già promossa alla teoria, la boccio stavolta. E io a 18 anni scarsi, 18 anni, qualcosa in più di 18 anni, lo guardo e faccio: ma brutto cretino. Primo, non siamo in una strada di montagna. Secondo, non siamo ai 100 all'ora. Terzo, se in una strada di montagna vado ai 100 all'ora sono oltre i limiti di velocità. Quarto, ma se lei mi dice le mani, io faccio attenzione a come le metto, non penso che devo muoverle più velocemente. Ma sono uscito di strada. Poi che cazzo di motivazione è che lei mi ha già promosso la teoria, allora mi boccia la pratica? Ero viola. L'ho insultato come una iena. E io sapete che sono una personcina tanto tranquilla, no? Piercing tears. Vabbè, piercing tears. Possono servire. I soldi non li dobbiamo spendere. E adesso andiamo al boss, perché non vedo motivo per andare in giro senza mappa. E l'ho coperto di insulti. Ho poi passato la pratica dell'esame di scuola guida il giorno prima del mio esame di maturità. Perché così ero tranquillo, ero rilassato e potevo concentrarmi. Allora, il giorno prima della maturità ho fatto l'esame di scuola guida. Sono
Sono arrivato incazzato come una iena. Gli ho fatto un parcheggio in salita, che potevo farlo anche ai 100 all'ora sulla strada di montagna, e mi hanno passato. Vedete che ho chiesto il tir zap e lui mi ha dato il tir zap. Krampus, ancora tu. Bravo. Ecco, fai così. Però è tutto molto bello. Pipipi. Allora, togliamo questo qua prima che mi incasino. Che mi sono incasinato lo stesso, vaffanculo Krampus. Facciamo così? Grazie. Ok. E questo è il mio esame di scuola guida. Se fossimo stati su una strada di montagna e se fossimo stati su un aereo non sarei riuscito a decollare. Che cazzo di ragionamento è? Quindi quello che invece fu la domanda che mi fece mentre guidavo: quante sono le frecce? Due risposi, destra e sinistra. E se sei un indiano, sono molte di più. Oh, abbiamo una mappa, che bello! Queste funzioni base che quando non le hai le rimpiangi, eh? Già che c'è, potrebbe fare che darmi una cacchina, una petrified poop, lo sa, signor gioco. E invece. Ve ne andate a fanculo. Ok. Un quarto di schivati per non poter sparare delle lacrime. Le mosche sono amichevoli, va bene. C'è anche sopra e sotto, Inokid. Se vuoi svoltare verso l'alto, come fai? E se sei su una strada in montagna, come fai? Chi è? Supporto, fossi figo a frequentare la gente giusta, fossi figo, sarei un grande calciatore. Va bene. Citiamo le canzoni, ma basta sta mappa nascosta, dai! Ti perdono solo perché mi hai dato degli altri soldi. Ecco, faccio così. Così la proviamo. Buongiorno anche a supporto, grazie del supporto che dà sempre al canale. Non ho capito entrambi i danni come non li ho presi. Vi giuro che non so come non ho preso né il danno a contatto con l'omino né il danno contro la roba verde per terra. Oh, santo criceto, che domande, soprattutto che ero l'ultima e non aveva voglia. No, tra l'altro io ho fatto il mio esame di guida, io l'ho fatto contemporaneamente alla mia ragazza. Perché, la mia ragazza del tempo ovviamente, perché abbiamo fatto scuola guida assieme, no? Quando lei era del 28 di agosto, quindi più o meno, no? Avevamo compleanni vicini, vedi che basta chiedere le robe. E mi ha detto, vabbè, dai, facciamolo assieme. No, dobbiamo farlo. E vedendo, siccome io guidavo meglio di lei,
Lei, vedendo che io avevo fallito miseramente, si è impanicata completamente, è riuscita a fare niente. Ha proprio avuto un momento di panico totale, dicendo: se non hanno passato lui, io non ho speranze. Credo che sia stata una delle poche volte che quella donna ha detto che io facevo qualcosa meglio di lei. A volte va a ragione, a volte no, ovviamente, come sempre. Non dico facessi tutto meglio di lei. Ok. Questo è un po' da stronzi, però io te lo dico. Very better. Quanti bei danni che mi sto dando sta run. Allora, io vorrei prenderti col limite del mio range, se possibile. Se vorrei possibilmente anche. Un altro speed up così, ad minchiam, va bene. Ah, non ho ancora trovato la treasure room. Insomma, poveretta, lei ha mancato questo esame della patente, proprio solo perché si è impanicata, perché poi non aveva... Cioè, così come ero capace di portare una macchina su strada io, ne era capace anche lei, ok? Magari sì, con un po' meno di sicurezza, ma non è che fosse un pericolo per la circolazione. Quella chiave lì la lasciamo. Che stronzo. Questa chiave qui la prendiamo invece. La sacrifice non mi interessa al momento, almeno finché non trovo il missing poster. Quando trovo il missing poster ne riparliamo, gioco, va bene. Ciao Seord! L'unica domanda che mi hanno fatto era quella sul bar, se era aperto o no, definisco un po' fortuna, un po' presa per i fondelli, visto che era un esame. Eh sì. Perché io dovrei far fatica a fare sta cosa? Quando posso farla allegramente così? Bravo che mi dà delle monete. Mi può dare quello che vuole tra di cuori rossi che non mi servono. Moneta. Non è un... Secondo me non è un oggetto eccezionale money equal power, ma c'è il suo perché. Pesci, tears up, va bene. Meno uno, wow. Si è sforzato sto tears up. Allora, qua sotto siamo già andati. C'è una pillola identificata e forse un telepills, va bene. Non mi serviva il telepills. Telepills. Chi è che si sabba? Mac Roger, 10 mesi per te, auguri Mac Roger. Auguri a noi. Ben arrivato, come stai? E sono 10, esatto.
Sono volati. No? In realtà tu vieni su questo canale da molto di più. Perché io mi ricordo che tu sei uno di quelli che c'erano come personaggi Darkest Dungeon, che è un secolo che non faccio più. Si può andare a fanculo, grazie. Bad trip non è stata una buona idea, va bene. Ma riusciamo a trovare la stanza segreta, la stanza del tesoro prima del boss. Bene, Grid, vada a fanculo, Grid. Altro danno. Adesso però inizio a volere dei cuori io. Tinte non ne ho viste fino ad adesso. Vabbè, dai. Questi qua dovrebbero andare a caso, non seguirmi, eppure. 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 Oggi schivo poco. Ma dai. Book of Secrets. Mi ha fatto vedere che ci sono ancora un sacco di stanze in quella direzione. Io vorrei. Ho trovato una marea di soldi, ma un po' pochi cuori. Andiamo a curarci che siamo messi non benissimo. E andiamo sotto perché io vorrei delle tinte, vorrei dei cuori blu, vorrei un cuore rosso, vorrei un sacco di roba utile. Tu sei un povero cretino. Tu sei un povero cretino perché io ti stia di fianco. Ok, 9 chiavi, possiamo anche far così. Secret può essere assolutamente ovunque, compreso qua. Sono destini peggiori, qua c'è ancora una moneta, abbiamo quasi 7 di danno, che è tanto per questo livello, 7 di danno.
Non dimenticare di donare nel negozio. E non posso donare perché prima ho incontrato la macchina che era lavo e qua c'era grid. Donerei molto volentieri nel negozio io, ma non posso perché non c'è la macchina delle donazioni. Shot Speed Up e The Tower. The Tower. Decisamente The Wafer. Non ho dubbio. A proposito. Curse of Darkness. Che allegrezza. Allora, facciamo così. Ho provato, nessuno è andata in una dei due direzioni sensate. Io la odio Curse of Darkness, prendo sempre dei danni super inutili con Curse of Darkness io. Super inutili. Facciamo così. Beviamo. Guardando mentre se avete lo stesso numero. Sono bloccato. Non so come sono uscito da quell'angolo, ve lo dico. Sempre 0.6, 0.4 è comunque un numero paragonabile, non è così diverso. Poi non c'era la macchina delle donazioni, inutile che ci poniamo il problema. Guarda, faccio così, giusto perché è meglio essere sani. E questo è un consiglio valido nella vita, è meglio essere sani. Post. Io vi odio voi. Sto qua e vi uccido così, eh? Pillola. 48 ore d'energia. Iera. Sto facendo delle schivate che qualcuno mi ha messo una mano sulla testa dall'alto e mi ha detto schiva Paolo, schiva. Bombsar Key e Speed Up. Vabbè, un altro Speed Up. Tec, tec, tec. Di là. Buongiorno, signor Re.
così vado di qua. Così non mi prende da due lati, mi prende dallo stesso lato. Questo qua non gli possiamo fare niente finché non è morto questo. E questo qua ha chiaramente 6 milioni di punti ferita. Vuole stare un po' fermo per cortesia. Grazie. Molto gentile. Boomerang Tears. Allora so che non dovrei prenderlo. Ma in realtà con le Piercing Tears non è niente male. Va, quanti danni gli ho fatto? Allora, andiamo, che cosa siamo? Depth 2, siamo già da mamma. Amici, voi che sapete, siamo già da mamma. Yes, mi dice la chat, grazie chat, grazino kid. Con Lamp of Call sinergizza bene, sono d'accordo, e questa stanza sinergizza bene con Iera. Non so se siete d'accordo, no? Questo 7 e 66 di stanza di danno mi piace. Come passa il tempo quando ci si diverte, va bene. Tic. Quindi anche questo non era un negozio, cioè negozi zero sto giro. Vabbè, allora facciamo una cosa bella, va? Facciamo così. No. Aspetta un po'. Tu potresti darmi delle cose belle. Per esempio, giusto? Per esempio, di qui giù, 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 va bene, giù, no, ferma qua, torna qui, fai così. Vai qua. Mi sono ingastrato. E poi abbiamo Screw. Ah, non abbiamo i Cleaves. Non abbiamo ancora i piani dopo i Cleaves. Grazie. Telepills, pillola non identificata. Pheromones. Pillola non identificata. Full health, va bene. C'è il full health in giro. Che stronzi che siete voi.
Allora, tinted non ne vedo. Grazie. Tinted, non ne vedo. Lo sparo che abbiamo non è malvagio, eh. Però vorrei una cura io adesso. Ma se io sparo dei colpi e poi mi sposto, no? Loro vengono verso di me, quindi posso fare dei tiri effetto bellissimi. Ora, ma che sono Spoonbender, è vero. Grazie, ho imparato finalmente a riconoscere le tinte nel Womb. Vedi, funzione educativa di Unnecessary Pixels. Unnecessary Pixels ti insegna Isaac. Sì, ma state fermi in un posto e vi posso attaccare oppure state. Il vostro scopo è saltellare come dei cretini. Ah, ce l'abbiamo fatta, di. Questa è una tinted, per esempio. Vabbè, è la run di sti cosi. L'eremita, non mi serve l'eremita. Un range up, la Bibbia per shottare coso. Mi piace la Bibbia per shottare coso. Bibbia non è male. L'eremita lo prendiamo, grazie. E dai, però, che palle. Full health, ancora meglio dell'altro, grazie. Bravissimo che mi dai un cuore blu, vedi? Mi dà un altro po' di danno. Siamo a 91 monete. 92 monete. Finito il piano. Andiamo su. Novantaquattro monete. Se io faccio così, e faccio così, ah no, vengono da me però. Vabbè, ce l'abbiamo fatta. Il mio tier zap è più potente del tuo. Buongiorno, arrivederla. E ora saliamo, scendiamo. Saliamo. Tanto ci mancano entrambi. Ah, giusto, per il polaroid negativo devo uccidere Isa con tot di volte.
Ma da qua come ci esco? Così. A posto. Con calma, eh. Senza correre si fanno le stanze. Che stanza fastidiosa. Stava arrivando da dietro una... Gragnuola di frettine. Sempre al centro, questi dove si possono schivare bene. The Fool. Un The Fool su, un The Fool giù, davvero? Con calma, ci occupiamo anche di lei. Grazie. Allora, avendo io ora una bomba, farei così. Non è la giornata dei cuori blu, eh. Non potevo schivarla più di così. E siamo a 99 monete. Suppongo che ora non mi dia più niente. Esatto. Posso spendere 5 monete senza diminuire il mio danno. Duplica le tue chiavi. Oh, va che bello. Isaac. Pensavo di averla schivata questa. Anche questa pensavo di averla schivata. Facciamo così, va, così. Isaac, vada via. Voilà. Sempre un volume, ste cazzine. Le lacrime di Isaac. Va bene. Un achievement. Chi mi tiene il conto? 9 volte sconfiggere Isaac. Può darsi siano 9.
Volevo vedere se c'era. Oh, io più di così non posso abbassare i suoni. Giuro che non posso abbassarli di più di così. E con Isaac abbiamo fatto 98, bravissimo. Bravissimo. Ma dai, andiamo con Judas. Judas, io te lo dico subito, così ci capiamo. Fai cagare. Bumbo. Vai, Bumbo. Tutte tue, Bumbo. E niente, mi ha toccato quella e ricominciamo. Purtroppo ero un champion e i champion, fanno così. Io vi vorrei monete, ma al momento non posso avervi. Calma. Una chiave, tre monete. Posso rivedere Bumbo per piacere, che mi piace tanto Bumbo a me. E anche la presa di fight poop. E anche una bomba per piacere, perché qua c'è una tinted. Buonasera Tamequil, come stai? Sei in vacanza che ti si vede meno in questo periodo? Spero per te di sì. Oh Jesus, va bene, con calma. Buongiorno lei. Il tap. Vorrei una treasure. Intanto vorrei far così. E siamo a tre cuori, che già è tutta un'altra cosa. Lavoro tanto di pomeriggio, quando arrivo a casa sono stravolto e spesso crollo nel letto. Capisco. Una stanza noiosa. Fanculo. Fanculo parte 2. Con calma, che vi devo dire? Con calma faremo anche questa, giusto? Con calma abbiamo fatto anche questa.
Adesso gioco. Sono lento, sparo poco e faccio poco danno. E tu mi dai Spider Baby. Va bene. E Temperance, un'altra carta inutile. Sono un po' troppe pretese, lo so. Ma a volte quando uno li chiama, gli oggetti vengono. Allora, quanta gente. Quanta gente che peraltro si spinge a vicenda. Vabbè, ma delle stanze serie con dentro delle cose utili le vogliamo generare. Come va con Isaac? Bene, stasera abbiamo fatto un achievement e stiamo adesso andando per il secondo. Cioè stiamo lotti abbiamo iniziato adesso a lottare per il secondo. Vorrei arrivare a 100 io, onestamente. Di stasera. Siamo a 98. Solo che ho scelto. Ho scelto Giuda, che non è. Il top del danno al momento, ecco, non è il top del danno. C'è gente che fa più danni, probabilmente anche il mio gatto morto fa più danni. Mi faccio un po' di posto, guardi. Capisco il suo imbarazzo, ma mi faccio un po' di posto, così posso affrontarlo un po' meglio. Ok, due bombe vanno bene, perché vogliamo delle tinted noi. Mi ha teletrasportato in giro per il mondo. Bravo, adesso vada contro il fuoco. Ah! Oh, Jesus. No, con gli oggetti non siamo per niente fortunati, eh. Ma proprio per niente fortunati. Questa run qui non è una run fortunata con oggetti. Sì, lo so, ho capito. Tac. E adesso vediamo di fare monstro. Continuiamo a non essere un granché fortunati. E niente, niente di utile. Posso dirlo, niente di utile. Allora, innanzitutto quella dopo. Prima questa. Ah, oh, le run, quelle che uno dovrebbe lasciare a parte. È stato notato nel senso che trovi i bianchi.
che sparavano. L'ho lasciata perché siccome stava andando a prendere danno dalla cassa, non l'ho presa, non l'ho presa ancora. Cos'è quella stella vicino al nome? Sono ignorante in materia. Che stella? In effetti che stella? Quella, no, l'avevo saltata perché se l'hai vista quando l'ho vista io, cioè tornando indietro, l'ho lasciata perché sono andato prima a aprire la stanza, la casa che mi feriva. Perché se no, se prendevo dei cuori blu, mi li toglieva prima di quelli rossi. E avevo da curarmi, quindi non mi interessava. Oh mamma mia, questi qua. Che fastidio. Vabbè, dai, dai. Chi è? Davide Fumagalli, grazie per il follow. Benvenuto su Unnecessary Pixels. Facciamo un po' di danni col coso, va? Con la moschina. Oh, siete solo più voi due, grazie al cielo. Ok. Niente di decente. Ma proprio niente di decente. Ok. E facciamo il boss, cosa vuoi che ti dica? Blue Fly quando vieni colpito. Ora spawniamo una Blue Fly e un ragno quando veniamo colpiti. Ma abbiamo mezzo cuore, gioco. Non possiamo venire colpiti. C'è un problema di... C'è un problema, gioco. Che io posso anche andare a provare a prendere quel cuore lì, no? Tanto la rana era pessima. Giusto. Io questi cuori qua li riesco anche a prendere, non è un problema. Ok. Oh, bene. Quindi andiamo a prendere questo. Apri questa. Curati. Prendi la monetina, vai indietro, vai su, entra nel negozio. Non c'è un maledetto. Dammi qualcos'altro, dai. Questo non è brutto, il tarot card, il tarot slot non è brutto. Questo mi piace molto. Perché mi permette di tenere il libro se trovo un altro attivo.
Tu eri chiaramente una secret. Come ci vado io là? Stronzo. Almeno facciamo così. Ciao Dragon Killer. Non c'è più la pipa. Refreshato, ritorna tutto come prima. Ok, buono. Su cosa non torna? Nel dubbio, refresh. La stella della streamer ai VIP. Quando sono di alcuni privilegi non meglio specificati. Guarda, molto facile, Vat Gold, te lo so dire io. Puoi postare link. Se hai la stellina di fianco al nome, puoi postare link. Fine. C'è un masso, dove? No, non c'è un masso, ragazzi. Ah, c'è un masso, non l'ho visto. Il mio cervello ha messo tutti i blocchetti come quelli nell'angolo di là. Buongiorno. Bravi, grazie che l'avete notato. Vi premierò accendendomi una pipa. Sotto a sinistra. Comunque no, sì, i VIP in realtà li usavo un po' di tempo fa, ne ho usato qualcuno, poi al momento non li sto usando. Probabilmente ricomincerò a usarli a un certo punto. Ma voi sarete tutti VIP. Ma anche perché, e tra l'altro l'altro giorno stavo pensando, ma anche perché per me è facile, se uno di voi si mette a postare dei link spam di ingranditori del pene, lo banno, è facile. Best premio ever, esatto. E stavo leggendo l'altro giorno su un gruppo Reddit. Allora, per la prima infrazione delle regole ci sono 3 giorni di timeout, per la seconda 7 e per la terza c'è il ban. C'è subito il ban, perché ci sono prima, devi fare merdate per 3 volte prima che io ti banni immediatamente. Se metti la Sabolle lo slow VIP ne siano esenti, la slow VIP ne siano esenti. Sì, ma non le metto mai, quindi Mad Goal, questo canale è irrilevante. Per questo dico in questo canale qui. L'unica cosa che ti dà è la possibilità di postare link. Che stronzo. Mi ha fatto la finta all'ultimo, l'avete visto? Allora, il D4 io ce l'ho già unlockato, secondo voi? Cosa fanno gli spam bot di LOL? Già fatto qualcosa. Chi sono gli spam bot di LOL? Diciamo che di per sé non ha moltissimo senso, perché in questo canale, capito, sareste tutti VIP per quello che mi riguarda, perché non è che c'è. Abbiamo la fortuna o abbiamo avuto l'abilità di crearci una community di gente a posto e quindi non vedo perché. Cioè, nessuno di voi mi aspetto che spammi. Non so. Robe strane, capito? Cioè, se postate un link, ragionevolmente penso che abbiate il buon senso di postare un link utile o ragionevole. Guardate con accanto fasulli per proprio scambio o roba simile. Per esempio, se uno fa il critico, probabilmente lo faccio anche dopo i 3 giorni di ban. Esatto, capito? Cioè,
Cioè, il principio è che se mi dai un cazzotto, non è che aspetto che tu me ne dia tre per reagire. Se mi dai un cazzotto, reagisco subito. Poi sì, per carità, ci sono le volte che magari ti sei confuso, hai fatto una roba che non dovevi. Ai, va bene. Ma non ti punisco neanche, ti dico, fa attenzione, hai fatto una cagata, fa attenzione, non è che devo far metterti in punizione. Non vedo perché dovrei trattarli come bambini di 5 anni, ecco, mettiamola così, non vedo perché dovrei trattare gli utenti come bambini di 5 anni. Secondo me è giusto trattare le persone da adulti. E trattare le persone da adulti vuole anche dirsi che le persone si assumono le responsabilità delle scelte che compiono. È semplice. Cioè, mi sembra così semplice, non capisco perché. Cioè, non è che se. Ma pure se siete dei sub, capito? Se uno di voi a un certo punto impazzisce e si mette a spammare frasi naziste, toh. Diciamo una roba che sono sicuro che non. Che siate abbastanza intelligenti da evitare di fare, ok? Neanche per sbaglio. Fanculo. E scrivo uno, scrivo l'altro. È vero che devo smettere di sparare, però. Ce n'è ancora lì. Ok. Cioè, si assume la responsabilità di quello che scrive. Pensa prima di scrivere, se hai dei dubbi, no? È semplice, bisogna pensare. Prima di fare bisogna pensare. Non è un concetto complicato, è un concetto in realtà molto semplice. Va bene, non posso saltare, fare il triplo carpiato, dove cazzo vado? Poi ripeto, parliamo di cose che richiedono. Se fate tre volte portino al ban, capito? Non è se hai detto una parolaccia in chat o hai fatto una roba che non doveva, andava fatta, vabbè. Cioè, è una roba diversa, capito? Uno è adulto e dice, fa attenzione, hai fatto una cagata, non farla più. Finito. Cioè, per qualunque motivo io vi bannerei, alla terza volta vi banno la prima. È facile, no? Che non vuol dire per qualsiasi scemenza uno viene bannato, no? E non è un concetto secondo me molto semplice. È diverso da per qualsiasi scemenza uno viene bannato. Per i motivi per cui. A posto. Per cui, i motivi per cui io ti bannerei, ti banno alla prima, non alla terza. Ho bisogno di due chiavi. Manco per il. Sempre con il nostro 0,90 è anche scesa la velocità, sempre più lenti siamo. Quella è chiusa. Qui là non posso entrare. Se qua ci fosse una secret, là potrei entrare. Qua non c'è una secret. Se qua ci fosse una secret, io là potrei entrare. Qua non c'è una secret. Qui non c'è una secret di sicuro. Qua non c'è una secret di sicuro. Lì non c'è una secret di sicuro. E qua nemmeno. Allora, questo qua non ci sono le secret. In tutto sto pezzo non ci sono secret. Ho ancora l'opzione qua sotto. No, perché c'è il tasto. Le secret non so dove ci sono i tasti. Qui abbiamo già provato. Posso provare qua. Eccolo qua. Nel posto più inutile del mondo. A meno che una di queste qua non sia bombs, tears down, tears up. Grazie.
Allora, altri posti dove possono, dove può essere la super secret a questo punto, giusto? Può essere qua sotto, ma prima aprire le stanze normali, prima di trovare le stanze speciali. Qua no. Qui potrebbe. Manco per scherzo. Vabbè, perché non, molti non lo fanno, tu dici prendersi le proprie responsabilità, e perché nessuno glielo fa mai, gliele fa mai prendere. Le cose non si cancellano, le cose non si... Non è che uno dice, ah vabbè, ah no, l'ho già trovata la super secret, quindi non sto sprecando bombe, vabbè, e niente. Andiamo così. Che grande le balle. Sempre più lenti. Non vedo tinted. Qua non posso andare, non ho chiavi. Sei proprio stronzo, però. A che piano siamo? Depths 1. Andiamo a fare il boss. Veramente abbattuto contro il fuoco. Vabbè. Un cuore perso meritevolmente. Oh, guarda. Buono. Continua a mancarmi indubbiamente una chiave e la treasure room. Una chiave la posso ottenere con due bombe. Buratino Kid. Ci vediamo sabato o non ci sei sabato? Una chiave l'abbiamo trovata, grazie. Gioco. Adesso l'altra chiave. Qua abbiamo un HP up. Male non ci fa un HP up. Tra l'altro vi ricordo che nel gruppo dei sabo ho iniziato a postare degli articoli. Man mano che leggo degli articoli interessanti, ve li posto così sabato con una lettera tranquilla ne parliamo. Quindi se volete parlare con me di cose varie, leggetevi gli articoli. Giusto? Quando li trovo, se non li trovo non ne parliamo, cioè. Tre chiavi posso anche fare questa cosa qua io. Ho come un problema di velocità delle lacrime. Io 0,90 sono più veloce di loro. Grazie.
Questo era proprio un oggetto indegno. Indegno quell'oggetto lì. Ciao cane blu, ben arrivato. Non dimenticare che è il dado, vedi che però mi date i suggerimenti, li leggo subito dopo aver fatto esattamente quello che mi dite. No? Il dado lo stavo tenendo per un oggetto veramente inutile. Grazie, Caos. Guarda, uso anche la pillola. A quant'è il prossimo step? E purtroppo non c'era un'altra bomba per far saltare anche quella lassù. Mi spiace. Apposta. Allora. Ora abbiamo un caos e una Wheel of Fortune, va bene. Voi senza le piercing shot siete molto più temibili. Con le piercing shot, con i piercing tears, molto meno. Venga, venga, si faccia avanti. Grazie. Vabbè. Io ho preso anche lo zaino, perché ci trovo un secondo attivo. Non devo rinunciare al preziosissimo libro, che quando c'è poco danno fa tante cose belle. Sono stato premiato con la slot machine, va bene. Salve, signor Grid. Mi serve poco lo Steam Sale, siamo al piano di mamma. Mi serve proprio a poco lo Steam Sale. The Sun, mi piace The Sun. E se però se vi sbattete anche l'un con l'altro, dai, stronzi. Bella questa stanza, mi è piaciuta questa stanza. La treasure l'abbiamo già trovata, vediamo cosa c'è qui. Niente di utile. Grazie, arrivederla. Spawn una pillola. Mom's contact. Che pillola mi spawni? Eltdown. Te la lascio, guarda.
più un danno e tre black card. Io prendo anche questa. Andiamo. Puoi trovare delle pretty fly con la slot. A 200 metri c'è lo store upgrade, grazie a Mabgol. È vero, avrei voluto farla andare, hai ragione. Allora, esattamente nell'altra direzione. In su. Posto. Posto. Una bomba sola, quindi non posso trasformare. Due bombe in tre bombe. Si calmi lei. Andrausi. Altre monete. Un cuore blu. Fai fa un pils. Muoio di long legs. E via in un posto dove posso vedere qualcosa. Vado a prendermi da bere, aspettate un secondo, vi spiace? E se vi spiace vado a prendermi da bere lo stesso. Eccomi. Allora, non so dove devo andare. Qui nessuna strada è quella sbagliata. Range down e I'm drowsy. I'm drowsy è una pillola non identificata. Vai. Paralysis. Tutti molto cortesi, arrivederla. Grazie, arrivederla. Va bene così. Pensavo che sarebbe morto prima di.
Ah, finito, è morto tutto, va bene. Tac. Cos'è quella pillola lassù? Unidentified. Le robe negative le abbiamo già scoperte quasi tutte. Come cacchio si fa sta stanza? Perdo una marea di cuori si fa sta stanza. Ignorando tutto e tutti e andando a fare la roba. Pazienza, fammi del male, va bene, non me ne frega un cazzo. Buongiorno mamma. Vi invito a notare cosa ho fatto. Vi invito a notare cosa ho fatto. Perché non sono morto? Perché non sono morto? Cosa dobbiamo fare con tutto? Satana non mi sembra la build corretta per far Satana. Quanto dura la Revenge Fly? Soprattutto nella grid. La preferisco a Bumbo. Ma non hai risposto sul perché non sono morto. Immortal Baby the New Trinity Shield. Hai visto l'utilizzo intelligente di Immortal Baby? Ti è piaciuto l'utilizzo intelligente dell'Immortal Baby? Come si suol dire in termini tecnici, ho stretto le chiappe fortissimo, eh. Però ha funzionato. L'importante è che funzioni, giusto? Dubito che ce la faremo. Vabbè, andiamo a morire male. Niente, abbiamo già preso il danno che non volevo prendere subito. Pazienza. Allora. Con Samson dobbiamo ancora fare Satana. Va bene, facciamo Satana. E intanto due achievement li abbiamo fatti.
Moltissimo, lo farò anch'io la prossima volta, hai visto? Potete cortesemente deliziarmi con una treasure room, per piacere? Vabbè, intanto prendiamo la chiave. Perepepepe. Signori senza testa che saltellate in maniera estremamente fastidiosa. Signori senza testa che camminate in maniera estremamente fastidiosa. Signore che ha una testa così grande da essere estremamente fastidiosa. Sì, ma il problema non era solo la testa, non è che se si toglie la testa è più simpatico. O è marginalmente più simpatico. Fastidio. Allora, cosa vogliamo noi in questo... Non è proprio serata, per la precisione. Direi proprio di no. Per carità, è Samsung, più danni prende meglio è. Un XL, vedi che... Oh, questo mi droppa le pillole. La Tintel, prendi il solar per non perdere il patto. Prendo il solar comunque io. Tic tac. Arrivai, ciao ciao Zachiel, come stai? Ma soprattutto perché non sono andato a fare i boss arrivato a questo punto? Cioè così? Se no quello si è incastrato, stiamo qua 6 ore e mezza. La stanza prima del boss. Va bene, adesso vado a prenderla. E va che ne ho già viste tante, di Tinted. Eccola là. In effetti. Sì, se poi però fanno così, cioè, tutta la buona volontà. Non è che ho sviluppato delle abilità da ninja. Se le avessi sviluppate, saresti i primi a saperlo. Oh, guarda chi c'è qua. Un bel pentagram. Un full health. Peccato che il danno non resterà così nel prossimo piano.
Sarei stato più contento, fosse rimasto così il danno nel prossimo piano. Senta, lei signorina brava, se ne vada al diavolo. Avvelena anche i nemici quando uso le pillole in una stanza. Ah sì? Sai che non me ne sono mai accorto? Beh, tutta sta cosa poi non c'era il patto del diavolo. Va bene. Sto bene, sto al lavoro su qualche disegno. Cosa stai disegnando di bello? Ciao Zachiel. L'estate ha portato ispirazione o l'estate ha portato tempo? Voi dovete sapere che c'ha Zacchiel disegna. Anche se adesso ha smesso un po', eh? È vero, c'ha Zacchiel. Allora, The Empress. E questo qua non sappiamo cos'è, non ci penso nemmeno a usare le pillole nelle stanze. Che, le pillole che non so cosa sono nelle stanze con i mostri, non ci penso nemmeno. Dei miei amici torna da tanto tempo che non ci vediamo, così sto facendo un po' di disegni sui Pokémon. Ah, vedi? L'occasione fa la ciazza che è disegnatrice. Giusto? Una pillola. Sarà una pillola utile o sarà una pillola come tutte le altre che abbiamo trovato nelle ultime run? Amnesia, è una pillola peggio. L'abbiamo già trovata la treasure in questo piano, no, vero? The Devil o di Empress, più 2 punti di danno per 2 di danno. Andiamo a farlo. E basta spararmi tu, che palle. Ma anche tu e basta spararmi però. Non è che se dico basta al tuo amico, tu puoi continuare quanto vuoi. Ecco. Molto meglio. Sei ore e mezza a fare sta gente. Grazie. Trovato, vero qua l'oggetto. Purtroppo i disegni che do via sono sempre quelli più belli. Se li faccio per me stesso non mi soddisfano mai. Ma dalli tutti a me, ciao Zachiel. Scusa. Prendiamo una monetina. Andiamo a cercare la treasure room.
Abbiamo trovato la treasure room. Lemon party. E Paolo, per 24 mesi. È vero, me l'hai detto, me l'hai detto. Che sì, che abbiamo bisogno di un PhD, anche se fosse un po' tardi ormai. Cominciamo a caricare questo. 87. Sapevate che l'avrei fatto, vero? Ditelo che lo sapevate. Ormai avete capito che io ste robe gli vado. Ex lax. Novanta, 91, 92, 93. 7 monete per l'upgrade del negozio. Forza e coraggio. Allora, almeno adesso voliamo, giusto? Dice il saggio. Almeno adesso voliamo. Allora, tu di qua no, tu di là nemmeno. Tu di qua sì. Tu di qua sì. Ho lo spazio per due trinket e pertanto prenderò due trinket. Scendiamo. Ho aperto la stessa che dove ero centrato, ma dall'altro lato. Ciao Zachiel. Basta però Curse of Darkness. Basta Curse of Darkness. Pillola identificata. Balls of Steel. Oh, incredibile, una pillola utile. Obla. Poi. Troppo presto ho fatto. Joker. Pillola non identificata. Joker. Io però tengo il volo. Posso dirlo che tengo il volo io. Bello, eh. Static Bible lo prendo. Quasi sempre la prendo. Ma tengo il volo. Un'altra pillola non identificata. Ma tutte se le sta dando. Range up. È morto da solo. Cuore nero lo portiamo a casa. Sì,
Sei d'accordo con la mia scelta di non prendere nulla? Ancora meglio. Opla, allora, retrovision, full health e pillola non identificata. Speed down, vabbè. Juicy Sack, lascia il creep e va bene, spawna ragni quando pulisci la stanza. Tra l'altro, ora vi svelo un segreto, e cioè che c'è un achievement di morire col proprio hypecac. C'è un simpatico achievement di morire col proprio hypecac. Fanculo. Va bene, non lo facciamo di oggi questo ciclo, non lo facciamo di questa cosa. Serpent's Kiss però si sblocca con Lilith. Serpent's Kiss si sblocca con Lilith. Se non mi ricordo male, Lilith contro Satana. A memoria. Allora, io vorrei ancora quel cuore blu. Riesco a prendere un cuore blu senza perdere più di un cuore blu? Riesco a prendere due monete d'oro. Le sigle le trovate già tutte, perfetto. Riesco a prendere una moneta. La risposta è sì. Amnesia, no grazie. Recuperiamo una chiave. Recuperiamo un'altra chiave e ci leviamo dalle balle. Morire con l'epoca che è una delle cose che capitano spesso. Sai che io è uno degli ultimi achievement che ho sbloccato. Poco prima di iniziare a fare le live di completismo. Uno degli ultimi. Mi fa di per farlo, ho dovuto aspettare di trovare un hypecac. The Moon, vai alla Secret Room. Infested, che merda. Mamma mia, che schifo. Ok, adesso.
ancora. Niente, proprio solo teste maledette. Io sono ritardato sui video lacrimatori e vado in panico. Va bene. Per carità, capisco la difficoltà di avere lacrime strane. Ma è perché è abbastanza gestibile. Per carità, sì, ogni tanto ti prendi. Ti pigli da solo, vabbè, ma sono più i danni che ti evita che i danni che ti fa prendere. Ci vuole un po' di calma nell'usarla. Ma per il resto non è così tremenda ipecac. E mo vediamo se troviamo delle altre batterie. Un'altra pillola identificata. Quante ce ne sono? I Matemesis. Ah, che male i Matemesis però. Che male orribile. Però io ho sicuramente almeno un full health. Andrausi, no. Full health. Grazie, arrivederla. Dammi un cuore nero. Non volevo togliere le monete da qua dentro, porca miseria, prendo la busta. Oh, facciamo un viso cattivo gioco. Ho sbagliato il tiro, mi ha liberato delle robe. Pillola identificata. Lockdown. Chiavi che sono lì per essere raccolte. Magician mi piace. Dove siamo? Depths 1. Va bene. Ho attivato il Magician, sono uscito dalla stanza, pertanto disabilitato il Magician. Necropolis. Come si sblocca Necropolis, secondo voi? Qual è stato l'evento triggerante di Necropolis? Continuo a non aver trovato. No, stanza del tetto sono trovata. C'era un oggetto che ho smollato ad un certo punto. A parte la mia necessità di trovare delle batterie. E
È morto molto in fretta il boss, non ce n'era bisogno. Oh, mo li abbiamo, come si dice? Scoperte quasi tutte le pillole. Perché volevo recuperare il full health. Grazie. Qua cos'eri tu? The Devil per 2 i danni. Abbiamo 46 di danno per 2, non è così essenziale. Necropoli di Sol si sblocca facendo quel boss. Non lo so. E se avete voglia, guardate guarda sulla wiki come si sblocca Necropolis. Andiamo da qua, apriamo la stanza super segreta, e però c'è un po' stronzo, perché non ho un posto dove mettermi a bombardarti con calma. Prendiamo un pezzo di gappi, attiviamo le hop, via. Via. Battuto di boss bloccati al momento su questo piano. Tutti i boss possibili che posso incontrare in questo piano che ho sbloccato, capito? Mami, dai. Allora, tu, l'ha presa, a un certo punto per caso l'ha colpita. Andiamo via. Ma neanche per sogno, facciamo così e facciamo così. Niente cuori neri. In là abbiamo tutto, il mondo è tutto in là. Non riesco a colpirle perché stanno morendo più in fretta di quello che pensavo. Lockdown. Chiavi. Scatolotto. Stronzo qualunque. Spiders vengono fuori quando uccido un nemico, va bene. Ne perdo mezzo, ne guadagno uno. E perdo una chiave perché va dritto. Ma ci sei ancora tu? Strength. Hermit. Potrei anche usarlo, Hermit, tanto non mi serve. Facciamo così,
Facciamo così. Uff, poi. Lockdown te lo lascio. Nel frattempo è successa della roba. Compaiono più chest e più chiavi, va bene. The Chariot. Cosa l'ha uccisa? Cosa l'ha portata a zero di vita in un secondo? Voglio un replay. Non ne ho idea. Non so cosa sia successo. Zero idee. Molto bene. Full health invece di Chariot. Sì, grazie. Hop. Andiamo avanti. Un altro full health. Abbiamo un po' di ragnetti, forse è atterrata sui ragnetti, eh? Forse è atterrata su un quantitativo esagerato di ragnetti. Oggi c'ho fiuto per le secret. Oggi c'ho fiuto per le secret, fai così, va. Dammene un altro paio, chi se ne frega. Voglio l'amo viola, esatto. Non ho idea di cosa l'abbia. Ho sbagliato completamente questa stanza. Ma completamente. Ah, è giusto, ragazzi. È giusto. I moschi e i ragni fanno il doppio del mio danno. Ogni mosca fa 76 di danno. Ogni mosca. È vero, non ci ho pensato. La risposta è semplice. Mosche e ragni fanno due volte il mio danno, io 48 di danno. Ehehe.
e giustamente Speed Down e Ematemesis, e io sono qui cuori ignoti. Allora, di qua c'è un'altra stanza con il libro. Io la voglio quella. Sto facendo una cazzata, lo so. Buono, 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 buono. Neanche un danno e abbiamo preso Bookworm. Voglio schiacciare i ragni, meglio bruciare la casa, esatto. Allora, ma lasciami stare. Io devo andare in su. Per andare in su dovrò andare di qua. Era addirittura la strada giusta questa. Basta. Andiamo su. Prendiamo la tinted. La smetti di spawnarmi pillole inutili. Ok, mamma. No, it leaves, cioè. Sì. Io Jimpy quasi che lo prendo. A noi manca Satana, vero? Sì, Satana. Si scende. Se scontri, potrei avere anche lacrime dopo. Li ho già, Vincenzo Parallelo. Ho già preso. Questo era il terzo e quarto libro. Grazie del Major Reduction. Dove devo andare? Io sotto, era giusto. Balls of Steel. Bravissimo, Balls of Steel. La bravura diventa uccidere tutto prima che lo facciano i ragni. Posto? A posto. Signor Satana, buongiorno. Accidenti, mi ha colpito, è morto.
stringia. Blood Rights, siamo a 100 amici, 101 Secrets, ottima run, sono d'accordo, ad un certo punto gli abbiamo dato una svolta a sta run con Hypercack. È vero, gli abbiamo dato una svolta secca con Hypercack. Ma il punto è che non mi ricordo neanche più. Era Samson, ok. Era Samson. Allora la grid l'abbiamo già fatta con Azazel e con Giuda. Andiamo di Eve. Log numero 101. Ah, bene. I can see forever. Una moneta. Mia cara Eve. E adesso cerchiamo di essere precisi, giusto? Ma del resto Eve funziona così. Quanti punti vita che avete però. Stronzi, ok. Ok. E vabbè però. Che salti lunghi. Facciamo così. Facciamo così. Scusami. Una doppia iera così. Sei molto grosso, io ci metto un po' a batterti, lo sai, mostro, vero? Quanta gente, quanta gente.
Anche BFF potrebbe tornarti utile, anche BFF non tanto solo di 20 gappi. Ah, di sicuro Vincenzo non li uso adesso. Guarda, prendo questo giusto perché può darmi qualcosa di carino. Pin. Chi è? Faccio il boss e guardo, eh. Supporto, grazie a voi cari amici della notte. Vi aspetto come di consueto sempre di notte, sempre sotto voce. Grazie a voi cari amici della notte. Io vi aspetto come di consueto sempre di notte, sempre sottovoce. Noi diciamo un modo per capire, per capirsi e forse anche per capirci, quando un giorno è appena finito e un nuovo giorno è appena cominciato. Grazie, supporto. Spider-Mod era assolutamente anche buono. E chi ha mai detto di no? E chi ha mai detto di no? Si può giocare solo così, Yves. Va bene, non c'è nient'altro che ci serva, possiamo scendere. Sottovoce però è Marzullo, e vabbè, non è che mi metta a fare le imitazioni di Marzullo. Chi so, Gigi Sabbani che fa imitazione, e vabbè. Che stronzo. E io faccio così. E faccio così. Ho preso nel tappo, va bene. Lo daremo a Satana dopo. Facciamo fuori sta gente per piacere, grazie. Senza possibilmente raccogliere le monete, se fosse possibile. Con maggiore calma, possibilmente. Grazie. Ok. Ok. Poi prendiamo mezzo cuore qua, che va bene. Questo qua, che va bene. Sponiamo un oggetto, una pillola identificata. Sei uno stronzo, però. Prayer card. Buona.
carne mi piace. Non volevo accendere quello subito. Fanculo. Questo è fastidioso. Sì, però anch'io sono stronzo. Muoia per piacere. Grazie. Avevo 75 monete. Ci sono i cuori blu di Squeeze nella Treasure d'Argento. Hai ragione, sai che non li ho visti. Grazie, Seord. Molto gentile. Allora, vorrei prima far fuori questi, grazie. Così smettono di spawnare roba. E uno l'ho preso perché sono stronzo. E mi ha tolto un cuore intero. Perché mi ha tolto un cuore intero? Tanto l'uccelletto fa un po' quel che gli pare. È vero, signor uccelletto. Chi è? Ehi, popolo della notte, è il vostro lucignolo che vi parla. Oggi siamo nella periferia di Torino e... Io voglio un cuore rosso con Eve. Piuttosto la rischio con niente cuori. Ancora? Ah, non ho neanche attivato l'affare. Che idiota. Dammelo, dammelo, dammelo. Dammelo. Allora, la K, non ne avevamo abbastanza di luck. Lascia qua anche Iera per piacere. Ah no, non posso portarmela appresso. Grazie, Pussorto. Tra l'altro, non ho letto il nome. Perché? E non puoi postare link, Dragon Killer. Non puoi postare link. Devi... spazia tutto, separa i punti da tutto. O metti i punti al posto degli spazi.
Ah, ho perso due monete. Non esageriamo. Va bene così. Anche perché in realtà possiamo fare così, puoi attivare il boss. Queste posso prenderle. Buonasera signor Soy Milk, come sta? Spero lei stia bene. Io non sono particolarmente contento di vederla, ma neanche troppo dispiaciuto di vederla, guardi. Ci sono destini peggiori del Soy Milk abbinato a tutte le altre cose che abbiamo preso. Potevi raddoppiare anche la carta, è vero, non ci ho pensato, hai ragione. Ci accontenteremo di questi 90. Magdalene e The Tank, altri due achievement fatti. Cursed, la 10. Tre achievement. Questa mi dava HP up. Ve lo so dire perché non me la fa prendere. Ci vorranno 6 ore a fare questa cosa, ma va bene. Vabbè, almeno si è svegliato l'uccelletto che mi dà la mano, va. Adesso, se ho un pochettino di fortuna e non mi becco Krampus o le casse quelle nere nella stanza del diavolo, mi levo subito. Ah no, 6, per quello non posso prenderla, niente, come non detto. Pensavo di non poterla prendere perché non fosse un HP up. Permesso. Altare sacrificale apparso nel basement, un altro achievement. Ouija board. Ancora, range up, va bene. Che range abbiamo? Infinito, va bene. Ah, uneral death, la death list. Che mi ha dato una bomba, la bomba mi serve. Qui no, ma qui potrebbe. I cuori rossi diventano cuori blu. E al momento però mi sa che non lo posso. No, non lo prendo perché. Perché ho più cuori rossi che spazi vuoti, quindi. 104, 105, sì. Vabbè. Posso avere del danno, per piacere. Caro gioco, ecco del danno. Lì vedo del danno.
Quanto poco danno. Sì, grazie, morite. Chi è arrivato quello lì. Aia. Quello lì è la cosa che mi preoccupa di più. Grazie. Voi molto meno. Nonostante siate la metà di mille, uff, ok. Danno grazie. Vediamo che spoon. What makes you larger? Va bene. Allora, sono tentato di aprire quella io. Non che mi serva qualcosa. Potrei rollare. Facciamo i boss, va? Vi sarei grati se moriste prima dell'arrivo del boss successivo. Grazie, molto gentile. Mi vuole educatamente sparare il brimstone o no? No. Sì, ho capito che me l'hai sparato. Nel momento peggiore in assoluto. Ok. Paolo, non voli in questa run. Paolo, non voli in questa run. Buongiorno. Più uno al danno è Fear Shot, più uno al danno è 3 Black Heart. Sì e sì. Molto gentile. Ora. Tu non servi a niente, ma niente, niente, niente. Tu nemmeno servi a niente. Quindi o prendo una bomba e lo faccio saltare, o gli metto dentro 5 monete e vedo cosa succede. O scendo, scendo. Siamo a Sheol. Ma perché io non uso quella maledetta carta? Adesso non la porto più dietro. Homing bombs. Lei veda se mi vuol dare 5 monete. Grazie, molto gentile. Ecco. C'è così? E poi facciamo così? E poi facciamo così. Ok. E poi facciamo così, che quello lì mi spara e mi dà fastidio.
Non sapevo che potessero sparare. Va bene. Non abbiamo tanta luck, ma con tutte le cose che tiriamo, a un certo punto una procca, giusto? Già finito? Facciamo anche i boss a sto punto. Grazie di vederla. Grazie di vederla. Fastidio questi. Vai, uccelletto. Vai, uccelletto però. Eravamo vicini, vai. Uno è già più gestibile. Questi qua non imparerò mai a schivarli. Mai imparerò a schivarli, sti qua. Andiamo a curarci, va? Satana. Ok, uno è andato al diavolo. Cioè, veramente c'è uno che dobbiamo andare al diavolo, però. Posso togliere voi due prima, grazie, quanto gentili. I salti a caso di Fierscher sono tremendi. Oh, ne è rimasto solo uno, che bello. Ok. Patto col diavolo. Tu sicuramente sì. Tu non mi servi a niente. E tu mi servi ancora meno. Meno che queste cose sparassero anche sotto le fotografie, anche per me. È stata assolutamente nuova. Ok. Possiamo usare la carta ancora una volta, volendo. Ma io direi che al momento va bene così. Tiri fuori la testolina, grazie. No, tu no, che ci metto una vita a farti. Una vita.
una vita a farti ci metto. Chi mancava? Ne mancava uno, porca miseria. E adesso sono arrivato, di nuovo è arrivato quello. Io ho finito con tutta sta gente, sto giro. Mille milioni di stronzi. Allora, devo assolutamente perdere un cuore. Assolutamente fare il patto di Satana. Potrei anche saltare giù. Quel gioco spara a caso schivando qualunque lacrima che arrivi vicino. E quante mani mi stanno arrivandomi? Non sono un po' tantine tutte queste manine. Perfetto. Perfetto. Questo non mi serve a niente. Quindi torniamo di qua, prendiamo l'ultimo cuore, usciamo di qui, andiamo di qua e facciamo uno e uno, due. Abbiamo 23 monete, prendo anche la carta, perfetto. E adesso siamo davanti a Grid con suoi milk, lo sapete? Dai i cuori al Devil Beggar. Perché? Ok. E adesso andiamo a fare Grid. Ultra Grid, anzi. Davvero ho iniziato con questi? Maledetto. Maledetto. Va bene, curati. Non è un problema se ti curi. Bene, curati, non è un problema se ti curi. No, però voi siete troppi.
so come ho fatto a non prendere danni da questa situazione. E veramente per il momento ho preso un solo danno. C'è un solo cuore di danno. Basta, 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 sti qua, basta. Ma io vorrei batterle e vorrei mettere anche delle monete nella donation machine. Muori Grid, muori. Black Feather. Ciao Zamauda. Wood Nickel. Ok. Siamo a secondo achievement fatto di Grid. 106, 107. Dai. Ultra Grid con Soy Milk. Mi è piaciuto? 107 secondo i miei conti, senza parlare dello. Andiamo a controllare adesso. 107. Quindi siamo partiti da 97, quindi abbiamo fatto 10 achievement stasera. Siamo stati bravi. No? Siamo stati molto bravi. Altri 296 e abbiamo finito. Vabbè, stiamo incominciando ad avere un po' di completion mark, pian pianino, giusto? Stasera abbiamo fatto Isaac, che ha fatto Isaac, ricorsivamente, Sansone, che ha fatto Satana, e Eve, che ha fatto la Grid. Dai, pian pianino facciamo tutto. Chi altro ha fatto la Grid? Ah, Giuda anche già ha fatto la Grid, ma pensa. Quei lati suoi non si attiva l'armor di Ultra Grid. Beh, meno male. Ci piace, Zamauda. Lo so. Abbiamo fatto una run super casuale. Abbiamo preso tantissimi oggetti col punto interrogativo. Ma a manetta, cioè, 90 erotti di gold, tutti di punti interrogativi. Più altri 90 erotti di gold, tutti di punti interrogativi. Ciao, Cesare Italica. Vabbè, dai. Soddisfatto. Si avvicina il secondo file, cominciamo a mandarlo avanti. Zamuda, giusto per dire a te che non sono un novellino di Isaac. Parete con Giuda! Non ho capito il commento. Va bene. E la mezza. Io vi ringrazio della compagnia di questa sera, noi ci rivediamo sabato, e gioco nuovo sabato gioco nuovo, spie, si parla di spie il sabato, spie, forse, se non cambio idea a metà, magari faccio il gioco che non ho fatto mercoledì, vediamo. Buonanotte carissimi, grazie della compagnia, ciao!